Foschina! Foschina non c'è, babbo. Ma come non c'è? Siamo alle solite. Manolo! 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 Manolo, dove ti sei ficcato? Sono qui, babbo. O la Foschina dov'è? Sono alzato per la Foschina io. Ma in quest'asa non si mangia mai? Io ti ci ho mangiato. Ah, perché quando ho mangiato te hanno mangiato tutti, maremma diavola. È da stamattina alle 6 che sto sotto l'acqua per guadagnarmi un boccone di pane. Torna a casa e non c'è neanche. Ma l'ha guadagnato almeno? No. E allora? Ok, ti ci metto anche te ora. Io alla gara di fist non ti ci porto nemmeno se mi ammazzi. Sono stanco morto, è da stamattina alle 6 che lavoro. È la solita scusa, la verità è che va più bene a lei che a me. Sono sicura che te la porti anche a letto. Ma che fai? Ma io mi sono stufata. Io te la butto in mare. Fermati, imbecille. Attenta, Foschina, non è la giapponese, è la tedesca. Costa 200.000 lire. No! Brutto. Tienila, tienila, perché non te la sposi. Meglio lei che te. Senti, Foschina, parliamoci chiari. Non è mica possibile andare avanti a forza di bacini. Bisogna che tu ti decida, bella ma mia. Ma per cosa? O che vuoi che ti faccia, anche di segnino? E io che ti dia una labbrata? Foschina! Foschina, ma mi dici dove sei stata? C'è il babbo, sta mangiando pane e cioccolata. Sì, vengo subito. Saluto questo povero illuso e salgo. Sei sempre il solito erotomane. La verità è che con me l'attimo dell'abbandono non l'ha mai avuto. Vuol dire che con me non senti nulla. Sentire sento, sei tu che mi ghiacci. Ah, io ti ghiaccio? Allora lo sai che si fa? Ci si pianta così si fa finita, va bene? Ma certo, non ci vuol tanto. Guarda come si fa. Addio. Addio. Amerò per la vita, la mia vita darò. Sembra un sogno rivederti e accarezzarti. Le tue mani fra le mani stringerò ancora. Poi chi c'è? Sono io, Paolo. Anini, ti sei mai messo a sviluppare le fotografie? Facciano un minuto, è una ossa urgente. Ma perché la mia non è urgente? Dai, fa uno sforzo, trattieni, la faccio presto. Ma senti, sta imbecille, manco fosse in casa sua. A meno si ricordasse di pagare l'affitto. Ha finito! Ecco, puoi entrare. Bobona. Accidente a te, ha lasciato un'altra volta l'acido dentro al bidet. Manolo! Manolo! Ecco, cosa c'è? Hanno risposto. Finalmente, quanto voglio? 3 milioni trattabili. Leggi qui. Pagamento dilazionato con cambiali. Ma allora siamo a cavallo. Sì, però le cambiali le firmi te. Io? Ma non c'ho mia credito io. Già, perché io ce l'ho forse. Ma almeno tu c'hai la medaglia d'oro, va bene? È di quelle di prima, ma qualcosa conteranno? Ma cosa vuoi che conti? Va bene, firmeremo tutte e due allora. Di, senti,
Manolo, un faremo mia al passo più lungo della gamba, parliamoci chiaro. In una stagione si ammortizza e si comincia a guadagnare, rispondigli di sì. Sì, fa presto tu, prima bisognerà vederlo, provallo. E chi ti dice di no? È buono, Cintelli? Flitta un pochino a sinistra. E bada lì, per 2 milioni a sospiri cosa volevi, un caravelle? Oh, ma cosa fai? Provo a picchiare! Ma che sei, imbecille? Tiralo su, siamo mica in guerra! Do belle vista a te, ti è rimasto il pallino dell'eroe! Oddio, ma che fai? Perdi colpi, scoppietta! Ma che lo deve fare? E rispondi! Madonnina santa, non si ascherà a mia! Supera una bella pulitina al vetro. Ah, va bene. Con 500 lire neppure sarza. Facciamo 1000, che ce li metti te e quegli altri? Io, si comincia benissimo. E non fare il solito piagnisteo, vedrai che si farà una barcata di quattrini ora che arriva l'estate. Ancora 2 pacchetti e chiudo! E poi questo apparecchio, mio marito l'ha affittato per far passare la tosse al mio bambino! Ha ragione, signora, ma questo purtroppo è un impegno precedente preso dal mio socio. Piuttosto, se il suo bambino mi tossisse sul collo, sarebbe meglio. Perché a parte lo schifo, ha capito? Io la tosse canina non l'ho mai avuta! Attention, attention, tu le docche. Attenta al ciuco, il ciuco è un animale pericoloso. O che sei sola, bambina? Oggi è il mio giorno di libertà, sono di libera uscita. Perché non va al mare? È perché non so nuotare. Ti insegno io, no? Tutte le mattine dalle 9 al tocco, poi lo sconto anche a te. Tanto per come tu lo parli bene l'italiano, ti posso anche considerare una straniera. Ehi, mi socio. Che azienda, eh? Si fa concorrenza anche alla Fiat. Terra, mare, cielo. Torno subito. Povero bambino, ma senti tu che tosse. Ma cosa fai qui solo solo, eh? Ma c'ho la tosse cattiva, se no l'attacco agli altri. E a te che te ne frega, scusa, anzi non è mica giusto. A te qualcuno te l'ha attaccata, no? E allora occhio per occhio, vieni, vieni, su, vieni, poverino, su, vieni. Fa un giretto sul carrettino, eh? Mettiti lì, bravo. Tossisci, tossisci, sfogati. Non te la metti la manina davanti alla bocca. Fra bambini non c'è mica bisogno di tante educazioni. Dai, parti! Pagate il portiere. 200. Dategli 500. Ecco, tieni. Grazie. Dove andiamo? Al principe di Piemonte. Scusi, sa, ma la conosco io. Che la conosco no, io. No, non mi pare. Ma forse l'avrò scarrozzata a qualche altra estate. Impossibile, io vado sempre sulla Costa Azzurra. Ecco, ma non mi sono mosso di più tutta la vita. Andiamo, io andiamo, andiamo. Andiamo. Allora, andiamo, si vola. Corri! A Siena c'è stato per il palio nel 34. Parlate più forte, c'è il rumore delle ruote. Dicevo, nel 34 a Siena c'è stato al palio. O non c'è stato?
Dal 33 al 36 ho vissuto nei Caraibi. Eppure una faccia nuova. Buongiorno, signore. Quant'è? 1.600 al portè. Dagli 2.000. Sì, signore. Eppure mi par di conoscerlo quel tipo lì. Sarà. La prego, ripeta, e non borbotti, non sia vago. Sì, ho detto di sì, è naturale che c'è uno specchio. Immenso? Beh, grandino, a tutta figura. Speriamo bene. Dia 2.500 lire al ragazzo. Sì, signore. Di via stasera, se non lo fermano, sa dove arriva senza tirar fuori una lira. Ma chi è? Il conte Marcello della Pietra. Ah, è un conte, per forza, per fare queste cose ci vuole classe. Serata al Garden Party, modello della sartoria Litrico di Roma. Nella nuova linea VIP, Very Important Person. Smoking in Schattenberg, verde scuro a un petto sciallato. Fodera, papillon e piccolo gilet a fascia in tessuto damascato in oro. Camicia con volantini a pizza. Cappello della ditta Borsalino in feltro nero con sottofalda in raso verde scuro. Weekend a Cortina, creazioni Litrico di Roma. Giacca sportiva in pelo avana, un petto, tre bottoni ricoperti di pelle, tasche a top, dietro con spacchi laterali. Ho spostato il quintetto di Beethoven sul mio tight. Un accidente, il quintetto è mio e me lo tengo, è chiaro? E non essere cafone, è una cortesia che ti chiedo, ti conosco io a te, a Bergamo mai fregato la luce viola, a Sanremo il ghepardino, adesso basta. No, se permetti il ghepardino ma no. Far... Cerchiamo di mondo mio, è Marcello? Cosa c'è? Ma chi si crede di essere quello là? Gli cambi connotati, sta senza scherzi. Tu non cambi niente a nessuno e facciamola finita con queste piazzate, capito? Bene, bene, nessuno glielo tocca il suo coccolo. Cosa? Oh, scusi, signora. Oh. Che cosa si mette ora? Polinesia, prepara il pareo e la blusetta Gauguin. Oh, ciao, c'è un piccolo cambiamento. Ma non sono mica fregoli, più svelto di così. No, 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 volevo dire che ho deciso di ripresentare senatore. Eh? Ti prego, caro, non ho nessun adatto. Indossamelo tu. Va bene, però sia ben chiaro che neanche io sono adatto. Devi scritturarti un tardone per quella roba lì. Comunque, linea di favore, prepara senatore, Polinesia, lo metto dopo. Forse può creare un contrasto. Certo. Però il Polinesia l'ho passato a Enrico. A Enrico? Sì. Perché? Giulia, ti muovi con questo senatore? Sì, signore. Insomma, perché? Marcello, tu sai vero quanto ti voglio bene. Ma questo non c'entra. E c'entra. È proprio perché ti voglio bene che penso di poterti dire certe cose. Io non riesco a capirti, non ti seguo più. Parliamo un linguaggio diverso. Marcello, non c'è dubbio, tu sei ancora, cioè, sei sempre un bellissimo uomo. Però? Come però? Però i parei non li puoi più indossare. Nei parei, negli shorts, negli slips, nei perizoma. Ah no, eh? No, meno ti spogli e meglio è. Hai paura che prenda freddo, vero? No, ho paura che ti prendano a pernacchie, scusa la franchezza. Pernacchie? Beh, insomma, non esageriamo, i nostri clienti non le fanno. Comunque, secondo te, quando sfilo io, le pensano le pernacchie? No, Marcello, volevo soltanto dire che non hai più la gambetta fresca per certe cose, caro. La coscia, l'attaccatura, è qua, sotto i riflettori, si vede. Insomma, secondo te... Io sarei un rudere. Ma non volevo dire questo. Un uomo finito, da ricoverare all'ospizio. Ma no. Uno ridotto ormai alle vigogne, ai grigi ferro, alle lobbie. Ai baltoncini con la Stracan. Un tardone, insomma. Sì! Oh! Marcello! E tanto per cominciare, il senatore lo fa indossare a tuo nonno. Ecco. Per cortesia, controlla! Io a te non ti comprendo, è proprio un caso di incomunicabilità. Non ci capiamo. Per forza, sei sordo come una campana. Sono soltanto un po' distratto e tu lo sai. Un po' distratto, sei un vecchio baccucco, caro. Senti che parla, ma se caschi a pezzi, sembri la mia mamma, altro che la mia amica. Sai cosa mi sento delle volte stando vicino a te? Mi sento di essere un volgarissimo macro. Sei un cafone quadrato. Che hai detto? Sei un cafone quadrato. Poche balle, io vado al bar. Se non sfilo col pareo, a me non mi vedi più. Ti faccio vedere io con queste cosce qua che disprezzi tanto, quante ma quante si legherebbero i baffi. Molto più giovani di te. Io vado giù. Pensaci bene e mi dici cosa hai deciso. Carlos primero. Subito, signore. Doppio. Polinesia. Detto, eh? Non so, è distratto, signore. Completo da spiaggia alla moda. Pareo in cotone stampato a colori vivaci accompagnato da uno short in tessuto spugnoso.
Signore, si sente poco bene. No, no, so benissimo. Questo lo mette in conto la Mannelli in mode. Brian Mari. E che fai? Fini il treno con noi altri? No. Senti, fammi il solito piacere, passami da casa a digli che... Che ci hai lo straordinario e che pigli la corriera delle 10, va bene, ho capito. Grazie. O quando si decide a sposarti, ormai sono più di 5 anni che ti fa allungare il collo. Al suo prossimo avanzamento, che è una novità, che sono tempi difficili. Difficile, non c'è il boom. Già, ma il suo fidanzato è il capitano dell'esercito e gli ci vorrebbe un altro genere di boom per farlo avanzare di grado. Allora speriamo che tu resti zittella. Oh! Arrivederci, imbecillone. Ora allora siamo d'accordo, alle 18.30 in piazza Puccini. Si raccomanda la massima puntualità. A più tardi. E non ti fare incastrare anche stasera. Sta tranquillo. Ciao. Ciao, Serena. Fra poco è pronto, eh? Sì. Il vino l'hai comprato? No, senti, Serena, mi dispiace tanto, ma ho paura che stasera non si può. E perché? È perché ci è capitato fra capo e collo un rapporto interreggimentale, una scocciatura. Non puoi farne a meno. Magari, ma è una cosa un po' importante, una cosa un po' grossa. Nel quadro della NATO, figurati. Oh, che c'è la NATO a Lucca? Non lo sapevo. È per forza, è un segreto militare. Oh, anzi, non lo dia a nessuno. Mi dispiace proprio. Che peccato. La carne mangiala, però, non la farà andare a male, Senti, pensavo una cosa. Sarà per un'altra volta. Scappo subito, così almeno faccio in tempo per il treno delle 6. No, aspetta un momento. Stavo pensando che forse, tutto sommato, potrei, non lo so, inventare qualche cosa, dire che... Ecco, dire che sono stato male. Preferisci? No, e perché? No, perché mi dispiace, veramente. Non te la prendere. Ciao. Ciao, domani, Domani sera usciamo insieme. Ti porto a cena al ristorante e poi ti porto pure a ballare, Sei contenta, Serenina? Sì, contenta? Sì. Ciao. Ciao, scappo subito, sennò perdo il treno. Sì, a domani. Vai, cara, vai. Sentite, io direi di mangiare al 36 in Darsena. Fanno certi filetti di dentice squisiti. Io non ho ancora capito se ci vuoi andare perché lui fa i filetti di dentice o perché sua moglie ti fa l'occhio di triglia. Sta tranquillo che Porricchio tra una bella donna e un bel pranzetto. Preferisci il pranzetto? Sì, insieme a una bella donna. Comunque le donne dopo, prima si mangia e poi si lavora. Sì, sì. Piuttosto sembra che a Rendezvous ci sia un movimentino di lolite scatenate. Non cominciamo coi programmi, andiamo all'avventura. All'avventura. Ecco Nardoni, ragazzi. Salve ragazzi. Salute. Come va, comandante? Salve. Tutti presenti, muli e conducenti. Aiuto. Forza ragazzi, andiamo. Sono le 18.45, tradotta per Viareggio, si parte, via! Venite qua, ho trovato. Cosa? Il luogo di perdizione, lo champagne, il vizio, il mistero, eh? Eccolo là. Il sesso degli angeli. Oh, Sabrina, Gigi, Olivetta, Cassandra e Manon. Sesso degli angeli, che roba? Appunto, è un mistero. Sono maschi, sono femmine, e chi lo sa? Sono dei travestiti. Sì, per l'anagrafe sono uomini, ma in realtà è come se fossero donne. Insomma, cosa facciamo? Io entrerei. Oh, andiamo a spendere soldi per vedere un branco di invertiti. Oh, c'è chi va a Parigi apposta, qualcosa di buono ci deve essere. Certo, e poi sempre donne, cambiamo una volta. Capitano Nardoni, come più anziano in grado, le ordino di non fare difficoltà. Avanti, marsh! Io vado in avanguardia, voi altri, guardatemi le spalle. Stavo ripronunciando. Buonasera, signore. Buonasera. Comunque, tanto per consolarti, Nardoni, ci sono anche dei gran bei pezzi di gnocchi. Va bene questo, signori? Perfetto, da qui si spara a zero. E che cosa prendiamo? Una cosa qua. Per me un bicarbonato. Io un whisky liscio. A me un aranciato. Io un fernet doppio, grazie. Senta, lo spettacolo dei travestiti, quando si esibisce? Eccolo là. Ah, però. Possibile. Sembrano proprio donne. E so pure buone.
No, dico, non è che il cameriere ci ha preso in giro, no? Ma no, sono proprio loro, guardate qua. La biondo cenere, per esempio. Si chiama Sabrina e invece Arturo. È incredibile. Arturo. Osservate bene, è l'ombelico alto, le mani, una certa durezza di movimenti, insomma, sotto sotto qualche cosa ognuno ce l'ha di quelli lì. Lo sappiamo bene cosa c'hanno sotto sotto. Beh, ma perché si sa che sono uomini, pensate di incontrarne una per strada, così. Si vous aimez l'amour, je suis faite pour vous. Cherchez dans mon parfum, mon vrai parfum de femme. Vous trouverez la volupté de ma féminité, le rêve de tous vos désirs, le charme et la beauté. Si vous aimez l'amour, je suis faite pour vous. Mes lèvres sur vos lèvres, pour prouver tout à coup ce qu'une femme qui s'enflamme peut donner à tous les hommes dans la folie de l'amour. Voulez-vous essayer avec moi? Venez. Quella in lamè, per esempio. Quello in lamè, vuoi dire? Sì, vabbè, intanto non sono mica donne. Ah, sembra anche preoccupato. Che gli caschino le poppe finte. Dans son bureau. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, je ne sais pas, mais j'ai peur qu'il soupçonne quelque chose. Niez, niez, niez tout. Alors, illusion, dépêche-toi. Je dois me faire la barbe, non? Avanti, entrate. Bonsoir. Bonsoir. In fila. Bonsoir. 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 Vite, vite, alignez-vous. Alors, qu'est-ce que c'est, une revue militaire? Et toi, comment te le fais? Je m'excuse, c'est naturel. Sono mie. Con delle iniezioni di paraffina, mon cher monsieur, ogni settimana. Et te? La paraffine, comme lui. Allora, spogliati. Oh, on va faire du striptease. No. Non voglio passare da fesso. Comprendo pas. Voglio sapere, per Diana, se sei un uomo o una donna. Perché c'è una donna fra di voi. Ma che cosa dice? No, no, non sono io che lo dico. Ma uno di questi suoi angiolini che mi fa trovare le lettere anonime sulla scrivania. Oh. Avanti, spogliati. Giù tutto. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. C'est vrai, je suis une vraie femme. Brava. Bravi. Bella serietà professionale la vostra. Ma no, monsieur Barsanti, io vi giuro che c'è la prima volta. Laissez-moi vous spiegare. Ma che puoi spiegare? Al momento di partire da Parigi, il vero Gigi è fuggito con un fotografo olandese. La putain! E a me che me ne frega? È stata impossibile la sostituzione così all'improvviso. Vous savez l'importance di Gigi dans le spectacle. Tutto tombava senza lui.
Avreste potuto protestare il contratto. Bene, e così invece vi protesto adesso e vi caccio a pedate. Ma siete idiota, riflettete, pensate. Il vostro locale è sempre pieno, toujours esaurito. Sarebbe dommage, un delitto. Pourquoi? Enfin, questa Gigi, io ve lo giuro, non so perché, ma fa molto più successo di quello vero. Lo credo. Sì, ma se lo scoprono, a parte che la morbosità va a farsi benedire, io mi sputtano. E il nome di Barsanti vale milioni, vale. Ma no, monsieur Barsanti, non c'è pericolo. Nessuno può sospettare. Sappiamo la verità soltanto voi, io e i nostri ragazzi. È un segreto tra noi. Sì, ma il segreto. Ah, pour ça, soyez tranquille. C'è soltanto una piccola gelosia di mestiere. È interesse di tutti. E poi io so già chi è stato. Je suis là, responsabilità mia. Va bene. Però vi avverto, se si viene a sapere, io vi denuncio. Io vi faccio un... Vi rovino, insomma. D'accord. Vite, vite, allez pour le premier final. Oui, toi aussi, c'est arrangé. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Un momento. Poi dico, non ce ne saranno mica delle altre, per caso? Ah, no, faites voir. No, no, grazie, ci credo. Però che occhio, monsieur Barsanti. Come vous avez fatto a comprendre che era proprio Gigi? Facile. Era la meno effeminata di tutti. Per me è una questione di ormoni. Una carenza ormonica può portare all'atrofizzazione di alcuni organi e allo sviluppo di altri. Ecco. Io parlerei addirittura di ermafroditismo. Non ti sembra Nardoni, ermafroditismo, no? Che ne so, io so solo che a me queste cose mi fanno un grande schifo. Esagerato. Che si provi, mi fanno rivoltare lo stomaco. Nous avons de quoi tourner la tête aux beaux garçons. Des atouts et tout le tralala de la passion. Si l'on aime, rassurez-vous, c'est pour la vie. On est femme partout et dans tous ces détails de quoi tourner la tête aux beaux garçons. Voilà, merci. Adieu, adieu, belle chanson. J'ai un air à moi très parisien qui vous séduit. Puis le chic des robes d'atelier de Christian Dior. Le bijou de chez Cartier en rue de la Paix. Je suis femme partout et dans tous mes détails avec mon air. À moi très parisien, je suis pour vous toujours de 5 à 7 chez moi. Bon, je vois, vous n'avez pas songé à moi, chérie. Je suis là, un vrai régal des yeux pour vous, monsieur. Mes amis, je vous en prie, regardez-moi. Je suis femme partout et dans tous les détails, je crois avoir tout ce qui vous plaira. Alors, voyons, monsieur, il faut voter pour moi. Oh, je suis jolie comme un bouquet de fleurs. Un autre, d'ail. Car j'ai ça, et ça, et puis encore des choses autour. Ben, qu'est-ce que c'est? Et c'est fou, si j'aime l'art de tout, toujours. Je suis femme partout, et dans tous les détails, je suis jolie. Tu as peur? Quand même, non, qu'est beau. Pourquoi tu as peur? Mon cœur, c'est tu n'aimes pas les femmes? Oui, mais moi, je joue avec mes doigts sur un piano. Méchant. Che cavolo avrete da ridere? Nardoni, hai fatto colpo. Perché non gli hai chiesto se aveva già fatto il servizio militare? Avevi una buona scusa per portartelo in casello. Con quel giro di petto lo farebbero subito anche. A proposito, ragazzi, chiedi Picchetto domani. E che ne so? Ma che te ne frega, scusa. Perché cambi discorso? Senti, ma mi vuoi spiegare che cosa hai provato quando ha baciato quello, come si chiama? Dai. Gigi. Ma che Gigi? Gigi. Gigi, che petto. E che pelle liscia, delicata, vellutata. Quello si fa la barba due volte al giorno. Per questo anche il sergente Criscuolo. Anzi, Nardone, perché non lo invidi domani, eh?
che odore. Regalagli un flaconcino di profumo. Senti, Balestrazzi, che sei spiritoso lo sanno anche al corpo d'armata. Adesso piantala perché mi hai scocciato, va bene? E che ti sei offeso. Che c'entra? È uno scherzo, è bello quando dura poco. Ve l'ho detto che queste cose mi disgustano, anzi era meglio se non ci venivo per niente. Vabbè, non insisto, non ne parliamo più. Anzi, se permettete, visto che ci sono delle vere donne in giro, io mi rituffo nella normalità. Anch'io. Perché io no? Permette? Guarda che si deve vedere. Che schifo. Ah, per questo non si deve preoccupare, cavaliere del lavoro. Come le avrà detto la sua segretaria, la medaglia d'oro Cittelli è stato caposquadra di alta acrobazia. Ma sì, me l'ha già detto. Lui scrive col fumo per l'aria come lei sugli assegni. Anzi, a proposito, cavaliere del lavoro, se potesse farmi avere quel piccolo anticipino. D'accordo, mi dia il carnet. Però sia chiaro, giovanotto, oltre a questo io non tiro fuori più una lira fin quando non vedo la mia scritta fumogena chiara, precisa. Naturale, da una parte la scritta e da quell'altra Vattrini. Scusi, cavaliere, come si chiama il prodotto che devo scrivere col mio aeroplano? Yogurt pancreas pulmina. Come ha detto? Yogurt pancreas pulmina. Perché? C'è qualche difficoltà? No, niente, come non detto. Vero, Cittelli? Dunque, come lei il nome? Me lo detti? Egdon Campione. Ah, perfetto. E i caratteri? Li vuole così oppure più svolazzanti, ornati? Tanto per noi è lo stesso, è vero, Cittelli? Che si leggano bene, l'importante è quello. Grazie tante, cavaliere del lavoro. Allora, d'accordo, qualche giorno per sistemare l'accrocco fumogeno e... No, dico bene, Cittelli? Ehi, Cittelli! E mi raccomando, appena pronti avvisatemi. Buongiorno. Buon bagno, cavaliere del lavoro. Grazie. Buon bagno anche a lei, signorina. E grazie tante. Mi raccomando, mi ripassi la scosciata della rana che ieri mi è piaciuto un po' pochino. E domani le fa fare un altro esercizio sull'attrezzo. E ci si è fatta! Ma te sei matto. E chi la scrive sta roba? Pinco Pallino. Io la scrivo. Come un la scrivi? Senti, se hai scritto Viva il Duce sul cielo di Littoria, vuol dire che può scrivere anche questo. Oh, bimbo, ma lì c'erano due squadriglie. Io facevo soltanto una gambina della V, così. Questo qui è un romanzo, da retta a me, ci vogliono due cieli, ci vogliono. Abbia, cosa sarà per un eroe come te? Ti chiamavan Kamikaze. Caciucco! Oh, scusi. Ah. Caciucco! Caciucco! Signor Conte. Abbia pazienza un momento. Signor Conte. Caciucco! È contento? Ho perduto un amico, un compagno d'armi che non vedevo da anni. Che cosa vuole? Mi scusi, signor Conte. Dica. È pregato di passare un momento in direzione. Io? Mi cercava? Era per il conto, signore. Ma che c'entro io? Lo passi alla Mannelli Mode, se vuole io posso firmarglielo. Ha una penna? L'abbiamo già passato alla Mannelli Mode, ah, sì? Signor Conte, ma la signora ce l'ha respinto. Ah. Ha saldato fino al 4, dal 5 in poi dice che è a carico suo. Giovanotto, io continuo a non capirla, mi creda, lei è un rebus per me. La signora ha lasciato questa lettera per lei. Bene. Cacchio. Come ha detto? Ho detto cacchio. Ehi, un momento, aspetti. Ormai è chiuso. Venga via, devo pagare una cambiale, un minuto solo. Ma non si vuole. Ma è una questione di vita o di morte, se va in protesto questo mi si ammazza, un vede faccia. Mi dispiace, ma... Sia buono, giù. Vada, faccia presto, via. Grazie. Grazie. Mario. Che vuoi? Sei arrabbiato con me? Ma no, perché? Mi pareva. Non parli, non dici niente. Beh, che dovrei dire? Nulla. Però sei cambiato da un po' di giorni a questa parte. Se hai qualcosa, perché non me lo dici? Ma non ho niente, che cosa devo avere? Un po' di mal di capo. Fumi troppo, ecco. Anche le macchie ti sono venute sul sedere. È tutta nicotina. Ma no, è il fegato. È il fumo, con le macchie lì. È il fegato, ti dico. E poi non ti occupare del mio sedere. Se ti va bene così, se no... E sta a vedere che adesso mi vado a cambiare il sedere. Ciao, Nardò.
una ballerina. Chi? Quel giovanotto? Ma come, ti sei accorta subito che era un giovanotto? Ma che stai dicendo, Mario? Certo me ne sono accorta. Eh già, forse... E forse con i pantaloni è più evidente. E insomma, ora basta. O stai zitto, o mi dici delle volgarità, o mi prendo in giro come se fossi una cretina. Senti, se ti son venuta a noia dopo 5 anni, dimmelo subito. Che dicevi? Scusa, m'ero distratto. Che volevi? Che vuoi? Che voglio andare a casa. Ah, sì, subito. Cameriere? Cameriere. Passare bene, pischeri! Oppi, 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 passo! Vous venez avec nous? Oh, quel charmant capitaine! Viens, il y a pas de chance dans l'armée. Surtout les admirateurs de Gigi. Alors, on va prendre un bain. Mai visto che combina quella? E che potevo fare? Partiti da Chiavari, i corridori hanno affrontato la salita del Bracco a passo turistico. E a passo turistico hanno continuato per un bel pezzo. Siamo ora nei pressi di Viareggio, sede di questa sesta tappa, e finalmente qualcosa sta accadendo. Si notano infatti tentativi violentissimi che tuttavia vengono facilmente controllati dai gregari della Maglia Rosa. Crediamo ormai di dover assistere al solito volatone e ci prepariamo a questa realtà. Bettinati, gregario fedele per tanti anni e di tanti campioni, può ancora per una notte dormire tranquillo. La Maglia Rosa sarà sua e sua sarà anche domani riposando il giro a Viareggio. E gli assi hanno passeggiato... Mi dispiace, signor Conte, ma il maître ha avuto ordini tassativi. Neanche due panini, due paninacci zozzi con la mortadella. Mi dispiace. Ed ecco i corridori, sono soltanto 5. La sorpresa dunque si è verificata proprio quando nessuno l'aspettava più. La volata è accesissima. Vediamo Carlesi partire lungo, forse ai 350 metri. Ma vediamo anche Boni seguirlo agevolmente. Gli altri tre sono praticamente tagliati fuori dalla lotta. Carlesi è ancora in testa ai 200 metri e anche ai 150. Ma a questo punto Boni scatta con decisione, affianca il rivale e tenta di superarlo. Carlesi alza una mano dal manubrio cercando di fermare Boni, ma questi schiva, passa e scusi, vince. Mangia anche questo. Liquea. Un finale emozionante. Boni ha vinto a Viareggio. Chi ha vinto? Lucaio. Ah, sì, piacere. Mi fa tanto piacere. Il gruppo degli inseguitori sta concludendo la 12ª tappa del giro, qui sul traguardo di Viareggio. La volata dei fuggitivi è stata vinta pochi secondi fa da... Caciucco! Caciucco! Quadrifoglio! Ma che sei vivo! L'altro giorno ti ho intravisto, ma mi sei scappato. Ma guarda, l'anno passato a raduno dei partigiani si parlò proprio di te. Ah. C'era Gatto, Zigo Zago, Pietro Micca, Galante. Si diceva, ma Quadrifoglio, e fino ora ha fatto? Eccomi qua. Buona la fatta, tu sembri una reclame. E direi che allora eri più lercio di tutta la resistenza con quel pastronaccio da donna, ti ricordi? Tempi duri, no, non dimenticarlo. Mica tanto per te. Un po' d'uccieri, un po' d'uccieri più, un po' d'uccirieri. Oddio, quando c'era Tedeschi tu non c'eri mai. Ti chiamavano Quadrifoglio per questo, perché non ti si trovava mai. Signore, il cavaliere del lavoro sta dormendo. Ha detto di lasciare un messaggio. O che parla, nel sonno? Come? Niente, niente. Gli dica soltanto che la prima fumata è domani alle 11. Capisce lui. Io vado al 121 per la lezione, sono in ritardo. Sai come sono le tedesche per l'orario. Ma come? Allora, Quadrifoglino. Ma come, Caciucco, tu mi scappi un'altra volta? C'ho una lezione di nuoto in camera. Cioè, preparazione atletica all'attrezzo. Ah, sono due, mamma e figliola, vuoi venire anche te? Dai, vieni! No, ma che me ne importa a me della mamma e della figliola? Avevi pazienza, Caciucco. Dopo tanti anni si incontrano due compagni d'armi e non rievocano.
Io appena ti ho visto ho sentito come un vuoto qui allo stomaco, sai? Mi sono ricordato di tutto. Il freddo, la neve, le veglie, la paura, i lamenti dei feriti e quei meravigliosi paioli di caciucco che tu ci facevi con quei tocchi di morena e di scorpano che solamente a pensarci mi viene l'acquolina in bocca. Cosa farei per assaggiarli un'altra volta? E che ci vuole? Un di questi giorni ti invito a casa mia e te lo rifò. No, è impossibile. Perché? Uno di questi giorni è impossibile. Queste cose o si fanno subito o non si fanno più. Va bene, facciamola domani. No, 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 stasera. Sono cose che vanno cotte e mangiate. Ma sono già levato, uno su mia se lo trovi il pesce fresco. Caciucco, come lo trovi, lo trovi. Va bene, allora stasera. Sì. Dove ti pesco? In Darsena, Chieri di Manolo. A che ora? Beh, verso le 9. 8:30? D'accordo, chiudi, sennò faccio tardi. Ma guarda che tempo si perde per uno solo. Affari d'oro oggi, Pastrana? Ma cosa che fa? Si è ritirato? No, no, arrivo, male mal arrivo. L'entruga fino a Jojk, il disgraziato. La sbaglia strada due volte. O vischero. Oh, finalmente. Forza, dai, bestia grama, da quasi un giorno di ritardo. Pezzo di imbecille, ma cosa fai? Levati da lì, tu mi schiacci tutti i bomboloni. Oh, 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 ma questo è morto. Eh? Hotel, hotel. Cosa ha detto? Hotel. Sì, ma quale hotel? Sì. Ora cosa se ne fa di questo? E lo dice a me, insieme alla sua mamma. Lo so, ma come si porta via? Un cammina. Lo lasci qui, qualcuno verrà a ritirarlo. Già, ma questo muore, un novete di Gian Catalessi. Si potrebbe caricare nel triciclo. Ma che è matto? Ma già ha rovinato tutta la merce, guardi, ma guardi qua. Pazienza, basterebbe portarla al Continentale, vedete il giro, sono tutti lì. E che ci vuole, c'ha anche il motorino. Così li riporterà anche i bomboloni. Oh, bel lavoro, forza, via. Via, via. Anche la Croce Rossa mi tocca fare. È mica nostro, sa? Come? Una è del giro? Sarà del giro, ma è mica della squadra. Provi a vedere un po' l'albergo Esplanade, eh? Oh, gambe storte, vieni qua! Mo non è mica dei nostri, beh. Ma chi è? Gregario. Gregario di nome e di cognome. No, no, non lo conosco. Anzi, mi pare che sia delle Linetti. Cioè, no, dell'amaro gambarotta. Insomma, non so, non so niente, signora mia. Buonasera, la mi scusi, ma stracchi siamo e pazienza non avemo. Dove tu vai? Vieni qua, sta! Ma mi lasci in darma, stufato, Dio, che prepotente! Ah, che dolor! La mi scarsa un dente! Non mi fatta apposta! Sì, è bambino. Oh, Pirullino, t'avverto, sono tipo gli anguiti, scari all'ossario. Sì, questo qua è ormai in coma. No, è il primo. Veramente è arrivato ultimo. No, è il primo Candeloni, ma guarda come l'ha crusciato. Qui, dammi una mano. Ma mi devo sempre dito che Candeloni che mancava il recupero stamattina. Io? L'avevo avvertito, sta attento. Ma che Candeloni, Candeloni, l'hai ricoverata a Sarsana per una caduta. Ne avrà per un mese, ma mia, cosa mi stai raccontando? No, ora no, tu sei no, che fate, che me lo rebutate qui? No, così, così. E gli altri, signora mia, non che ne importa niente di sta roba. Accidenti a voi. Più grossine, se no fanno pappa. E leva le veste fette, uno vedi e diventa un carbone. E che mi importa? Ma cosa fai, piangi? No. È stata la cipolla. Ma che cipolla? Un c'è cipolla nel mio acciucco, c'è aglio e basta. Via, scemino, che ci si innamora ancora dei capitani, non usa mia più. Forza, Fosca! Ma può lasciare stare quella bottiglia? Qui sai cos'è, Manolo? È un troiaio! Cosa c'è? È la U e mi frega! Accidenti a lui! O perché? O un è peggio la O che c'è il giro della morte. Ma quello lo so fare, capisci? È tutta una curva dolce, dolce! Ma quella U, picchiata e caprata, e ripicchiata e ricaprata, e poi c'è anche l'angolo acuto! No, senti, Pimbun, si può fare così, l'apparecchio, un mi regge! Ma come lo scrivi? Io ho un pancreas, pultina.
Hai fatto un casino un'altra volta, pancreas, pulmina, sta attentino, su. Basta, io non ce la faccio, guarda. Calma, calma, sì, uomo, tieni, tieni, riscrivitela per benino, eh. Non c'è bisogno, Y-O-G e cabrata. Tutta cloche, alettoni, finalmente mi ririzzo, U. Figliaccio è un po' d'un cane. E la R, e la T, e la P, e la A, e la N. Accidenti a lei che l'ha inventata. Ricabrata, e ripicchiata, e ricabrata. C. Quel cornutaccio di suo padre, pover'uomo. E la R, e la E, e qui mi si stacca l'ala. E la A, e la S, e la P della sua mamma. Ecco, Selene, strofino l'aglio sul pane, è arrivato Quadrifoglio. Fate presto voi. Io vado a casa. Oh, aspetta un momento, te lo presento. Ma sì, c'ho altro a pensare, io figurati. E la U. Lei Badmeister Manolo, per mio piacere. Presente. Io essere Ingrid Fittforce di Stockholm. Io ho avuto vostro indirizzo da Greta Ingeborg per lezioni di nuotare. Ingeborg, Ingeborg, può darsi, Greta Ingeborg. Ah sì, ora me la ricordo, un'alta con il sedere a tre spicchi, gli si era rotto il vaso da notte quando era piccina. Sì, sì, ho capito. Buonanotte. E mi raccomando, va subito a letto, perché domattina tocca a te a... Ah, perché vorresti anche dormissi? Miss, va bene martedì mattina dalle 11 a mezzogiorno? Mia vacanza, molto cortissima. Ah, quando partire? Oh, in 2 giorni. Non ho tempo per corsa regolare. Ah, faccia sentire. Oh! Ora soltanto per provare la muscolatura, sa. Allora? Beh, lei mi piglia un po' di contropiede, sa. Aspetto gente a cena. E poi oggi ho fatto anche 2 lezioni, quindi... Beh, andiamo, Manolo, fatti forza. Venga, venga. Per non perdere troppo tempo, passiamo subito agli esercizi preliminari sull'attrezzo qui in palestra, eh? Sì. Prego, si accomodi. Ma questa è essere attrezzo? Sì, è questo, perché? Dunque, cominciamo, via. Si stende e mi faccia vedere come fa a battere i piedi. A me mi pare che sia esagerato. Ce n'è per cani e porci. Sì, è qua. Io sono l'amico di Manolo, l'invitato. Chi? Il partigiano Quadrifoglio? Sì, è permesso? Ah, prego, s'accomodi. Grazie. Manolo è uscito un momento, però verrà subito. Sono le 8:31. Io sono la sorella di Manolo. Piacere. Conte Marcello della Pietra. Piacere. Allora, l'hai chiamata? Oh, questa è quell'altra sorella, la maggiore, il conte della Pietra. Piacere. Oh, no, stavo strofinando l'aglio sul pane. A quest'ora è meglio dello Chanel numero 5. Prego, prego, continui. Con permesso. Prego, signor conte, s'accomodi. Grazie. Gradisce un aperitivo? No, no, no. Come si chiama? Fosca. Fosca. C'è lo scorfano. Come? Nel cacciucco c'è lo scorfano a tocchi. Scillone. Ma chi? Non lo vedi, è un corridore del giro. E fanno tappa in casa tua. Ma è cascato nel triciclo, non lo vedi, è tutto zuccherato. Ho capito, ora lo metti nel mio letto. E dove l'ha messo? Nella spazzatura. Ho fatto il giro di tutti gli alberghi fino al 5, non lo vogliono neanche regalarglielo. Guarda, oh, questo è l'effetto delle pillole che fanno prendere a questi citrulli. E che gli danno? Le pillole eccitanti, così corran di più, ha capito? Ho paura che questo qui si sono sbagliati, gli hanno dato il papavero. No, è che è finito l'effetto, si stronca. Non lo voglio vedere domani l'altro, nella tappa a cronometro.
A proposito, lo sai che ho visto stamattina? Foschina. Ah, e che t'ha detto? Nulla, non mi ha nemmeno guardato. Per forza, tu gli dai troppa importanza. Meno gliene dai e meglio fai. L'importanza? È lei che se la dà, c'ha sempre puzzo sotto il naso. E dai, con sta luce rossa. E mi sembra sempre di averla scarlattina. Ma non potresti rimettere la lampada al suo posto? Non t'arrabbiare, bimba. Rosso di sera bel tempo si spera. Va di là, chiude l'uscio, va, che è rimasto aperto. Ora vado. Ma io domattina vado al commissariato. E ci fa una denuncia. Così, oltre a bomboloni, mi faccio ripagare anche danni morali. E danni morali? E l'arrabbiatura mi si è presa. Sono tutto a fremito. Mi vuoi dare un consiglio? Te come ti comporteresti con la Foschina? Prova a dargli soddisfazione. Buongiorno, buonasera e basta. Insomma, prova a schiacciarla sotto il peso di una signorile indifferenza. Può darsi a cambi. Ma che, io non sono capace né d'essere indifferente né d'essere signorile. Però ti giuro che la schiaccio a forza di labbrate. Oh, perché, poverina? Non se lo merita mica. Avrà il suo carattere, ma tu non sei mia meglio di lei, sa? Sai cosa faccio? Io fo una osa. La lascio. E se ci morisse? Dici che mi vuol bene a questo punto. Ma guarda questo, io sto a parlare del ciclista. E io di Foschina. Ma pensi che me le metta davvero le orna? Io non lo so, ma Dio di no. Perché ti deve mettere le corna? Sai con me, con tutti questi villeggianti, poi ci ha sempre avuto il pallino del bel mondo. E... Ma no. Mi gratti un po' qui. Io la conosco da quando è nata. È un po' bizzosa, ma è una brava figliola. Oh, ti ho detto di grattarmi, mica di lisciarmi. Sei sicura e mi voglia bene? Sì. Ma dici tu sei? Ma certo, me l'ha detto anche lei tempo fa. Era sincera. Te m'hai rimessa al mondo? La bambola! Un'altra fettina di pecorino. No, grazie, ho mangiato già l'uva. Beh, questo non vorrebbe dire. Anche prima aveva mangiato le meringhe e poi ha ricominciato a mangiare l'avanzo di frittata. Uno sì, un l'ho mai visto io. No, tanto un sette mio, è sordo. Allora gliela taglio io un'altra fettina? No, grazie, grazie, le assicuro che non posso. Beh, allora un caffeino. Ecco, un bel cognacchino. Ma veramente ho detto un caffeino? E sai, roba forte non se ne può tenere in casa, se no il babbo... Vado giù dal vinaio a comprarlo. Poi si nasconde la bottiglia. E vada per il caffè, grazie. Forza ragazze, portatecelo in terrazza. Faccio io. Piano, piano, si è chiesto un caffè, non una trasfusione. Siccome appunto in questa asa per via di me non si può tenere lo sgrondino, io vo a pigliarmela al bar. Mi puppo il cervello a pensare dove l'ho conosciuto. E basta, babbo, è tutta la sera che gli rompi i corbelli, sarà una somiglianza. Già, sarà. Arrivederla, sul Conte. Buona passeggiata. Stia bene. Scusa, lo sai, ma comincia a essere un po' vecchio, bisogna avere pazienza. Ma sei simpaticissimo, complimenti, bravo, una bella famiglia. Insomma, una casa modesta, ma dove si sente che c'è sicurezza, ecco. Non dico abbondanza, ma benessere. Insomma, è chiaro che non vi mancano le 1000 lire. Beh... Perché, mancano? No, le 1000 lire no. Ah, senti, Cacciucco, io sono come tuo padre, eh. Se dopo mangiato non mi bevo un bicchierino, non digerisco. E poi, l'atmosfera, pago io. No, per carità. No, mi fai un piacere, devo anche cambiare. Fai un salto giù e prendi una bella bottiglia di Carlos Primero Riserva. Ci mando la Foschina, per te figurati, lei vola, hai fatto colpo. Ah, sì, ma che... Se te lo dico, te non te ne sei accorto perché eri occupato col Cacciucco. Ma io la conosco, parla distinto, rovescia le seggiole. Parli sul serio. Oh, non te ne vorrei mica approfittare, eh? Che dici, una bambina. E poi la sorella di un amico. Oh, ma perché mi prendi, Cacciucco? Scherzavo, vischero. Foschina! Sì? Faccio un piacerino. Vengo ecco. Subito. O questo se? Sono 50 curdi. Curdi? Curdi, curdi. Sono dollari della Repubblica di Haiti. Sai, sono rimasto corto di moneta italiana. E allora, al cambio ufficiale, il curdo fa dunque 6.420 per 50, 5 per 6, 30, 30.000. Sono 32.620. Gli spiccioli li lasci. Tu prendi il resto delle 30.000. Ma che prende curdi il vinaio? Ma come, moneta pregiata? Sì, sì, ho capito. Ma figurati, quello è uno, i quattrini, li chiama ancora le palanche. Eccomi, che volevi? Nulla, nulla. Sarà meglio che ci vada io col curdo, in caso garantisco. Buona idea. Con permesso. Vuoi che ti aiuti? No, no, vai, vai. Ma stai attenta però. A cosa? Gli uomini sono tutti uguali. Tutti. Ecco. Quanto zucchero vuole? Niente. Amarissimo.
Accidenti, ma stia attenta, ma cosa fa? Ma insomma... Scusa, aspetti, un po' d'acqua. No, guarda, guarda. Via, sa, stia tranquillo. Ah, non è niente. Non si preoccupi, è un vecchio vestito. Oscar, dove va a fare il bagno lei di solito? Quando ci vado, vado al bagno Sirena, è di un nostro cugino. È vicino al principe di Piemonte? Due bagni dopo, perché? Niente, per sapere dov'è. E il cugino le dà la cabina gratis? Sì. Fosca, se le dicessi che domani mattina alle 11 io sarò lì ad aspettarla, lei ci verrebbe? Non lo so. Sì che lo sa. E pulisca ancora un po', se no ci rimane l'alone. Gracias. Buena esta fritellas. De dove sei? Milano? España. Ma senti, mi scirete così da lontano? Mangia, mangia, hai fame? Dio ne pigliate le bombe, ma secondo me tu preferisci bomboloni, Dio bene. Agua. Oddio, oddio, guarda lassù l'uccellino, eh? Lassù l'uccellino, per aria. Tieni, bevi. Tu sei proprio un castigo di Dio, sa. Ah, teatro che acqua, uno sciacquone ti ci vorrebbe. O che ci sei in cosa con questo modo? Tieni, ah, respira, eh? Bravo, bravo. E lascia stare il bombolone, ripiglia fiato, no? Certo, che se percorre invece delle bombe e tu prendessi i bomboloni, arriveresti primo, va. Poverino, sei orfano. Io poi quella di correre in bicicletta proprio non la capisco. Con tanti mezzi più comodi che c'è. Ridi? Oddio, se ridi se non capisci nulla. Sti pori figlioli in giro per il mondo. Quanti anni c'hai? Como? Sì, è Monza. Tua età, anni? Ah, 25. Ah, 25. Oh, che ti sei addormentato di nuovo? Agua, por favor. Ancora. Soppillole per digerire? Guapa, hermosa. Ma tu, hai preso la bomba, no, eh? Guapa! Ah, ma che fai? Oh, bimbo, lasciami stare. Guapa, hermosissima. Mamma mia! È tardi, va a dormire. Lasciami stare, no? Uomo mio letto, molesto? No, no, tu molesti per niente. Ciao.
Bonne nuit, à demain. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit, Gigi. Qu'est-ce que tu disais? C'est ma deuxième chance. On va voir un intéressant. Et puis, scusi tanto, non avevo visto. Abbia pazienza. Mademoiselle, monsieur. Oh, mais c'est vous. Mince, sì, volevo... alors, je m'attendais pas ça. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes tout essoufflé. Sì, eh? Non lo capisco il francese. Oh, c'est dommage. Mais peut-être n'aurions pas besoin de parler, n'est-ce pas? Sì. No, no, è questo. Non c'è bisogno di parlare. Solamente di parlare. Tu come non lo puoi fare? Oh, allora, mon capitaine, facciamo il bagno. Non lo devi fare, devi tagliare, finire, smettere, coupé. La voglio capire sì o no? Che vous êtes charmant quand vous êtes fâché. Certo che sono fâché. Sono furieux, sono incassé, va bene? Oh. Venez. Allez. E non mi dar braccio. Lascia perdere, va. Ma perché vous êtes fâché avec moi? Dai, mica l'avevo capito. Sono fâché perché sono un officier. Je suis un capitaine in service permanente. Va bene? E c'ho una divisa da respecter. Ecco perché. E quando tu fai la cretina, il cretino, allora il mio generale, i miei compagni, mi guardano con due occhi così. Sei tu? No, non sei tu. C'è un'altra piccolezza, un osso che ti deve mettere nella testa. E cioè che io sono un uomo. Je suis un homme. Un maschio. Je sais bien que vous êtes un homme. Ah, e allora? C'est pour ça que vous me plaisez. C'est normal. No, non è normale. Adesso lo trovo normale. Non è... Écoutez, monsieur. Madame, insomma, écoutez. Quello che per ce che per vous c'è normal, pour moi, c'est... Come si dice? C'est schif, c'est schifus. L'hai capita? Oui, j'ai compris. Beh, bonsoir, monsieur. Attendez, mon capitaine. Che c'è? Savez-vous garder un secret? Hein? Je suis une femme. Une vraie femme. Porco! Mais non, tu n'as rien compris, je t'ai dit que je suis une femme! Ma state zitto, brutto finocchio! Mais dis donc, qu'est-ce que tu veux? La preuve? Tiens! Tote fermo, sa che te do un cazzotto in bocca! Mais attends, imbécile! Sì! Regarde, crétin! Ah, c'est la femmine, io sono un cavallo, allora! E se insiste pure! Sozzo! Piacere, ma che schifezza è quella lì, scusi. Oddio, una bella calligrafia non l'ha mai avuta, ma ci vuole un po' di comprensione. E c'è un aeroplano, mica un avino. È vero. Comprensione? Io non vi pago mica per fare delle nuvolette in cielo. Ha ragione, sor cavaliere del lavoro, però vede... E io invece non vedo un bel niente, quando vedrò pagherò, chiaro? Giusto, sor cavaliere del lavoro, ma la considero una specie di prova generale. Offre tutto alla ditta, no. Ma domani vedrà che... Ma bijou. Ma che bijou, babonuta. Anzi, signorina, si ricordi di portare il libretto degli assegni domani, eh? Anche oggi. Ma no, no, ma no, sì, lo so. Guten Morgen, bellona, ha dormito bene? No. Ecco, si butti in acqua, comincia a battere i piedi e si attacchi con le mani alla canna.
Marcello, è pronto. Prontissimo. Ma è proprio lei? Sì, sì, sono io. Si sbrighi allora. Abbia pazienza, 2 minuti ancora. Fosca? Sono qui. Ah, bene. Vuol salire anche lei? No. In due non ci regge, sarebbe troppo pericoloso. Se vuole scendere, l'aiuto io. Venga. Brava. Bravissima. Bel colpo di reni, eh? Ma che si è messo? Se sei più vestito di prima. Io ho una mia teoria estetica, ecco. L'uomo nudo è brutto, anche il più perfetto dei corpi maschili ha una linea solamente se... se è vestito. Ha visto che schifezza? E il bagno me lo fa? Non lo faccio, no, in questo carnaio, no, per carità. E allora scusi, facciamo. Se restiamo qui ci bruciamo la pianta dei piedi. Vogliamo fare una bella passeggiata sul bagnasciuga, le va? Andiamo. Bene. E da quella parte il principe di Piemonte? Sì. Perché le interessa tanto il principe di Piemonte? A me no, affatto, è che è una zona meno popolare, ecco. Lo ha detto a casa che aveva appuntamento con me? Io no. Brava, neanche a suo fratello, il buon Manolo? Io a casa non dico mai niente. Io per paura, sa. Ho 20 anni e ho diritto di divertirmi senza rendere conto a nessuno di quello che faccio. Brava. Manina? Che? Ecco, guarda il fotografo. No, una fotogenio, signore, brutto, viene un mostro, sono quattrini buttati via. Guarda che non è altro, ma guarda che maniera di fare il fotografo. Mi faccia vedere il suo profilo così, ecco, adesso da quest'altra parte. Ah, sì, molto meglio così. Ah, perfetta. Manina? Andiamo. Facciamo una corsa. Ma non ce l'aveva. Che cosa? La borsa, non ha detto che ha perso la borsa? No, ho detto se facciamo una corsa. Ah, va bene, dove? Laggiù, a chi arriva prima quel pennone. Benissimo, corriamo. Le va? Sì. Allora, 1, 2, 3, via! Olè! Forza! Olè! Secondo, o chi è quel bischerone? E dov'è? Oddio! Mi vuoi di chi è? Ma che ti importa? Lasciami stare! Signor Marcello, che si sente male? Che? Per piacere, ci vogliamo alzare? Che si sente male? Non lo so. Forse è muto. Dicevo, volevo smammare? Ambaradam. Ha detto? Io non lo capisco. Ambaradam, vecchia ferita di guerra. Scusate, ragazzi. Permette? Grazie. Mi si è mossa la scheggia, eh? Andavo come un fulmine. Quella maledetta, eh? Vuole ritorniamo? No, voglio arrivare al principe di Piemonte. Sì, ci siamo di già. Ah, sì? Ai, posso appoggiarmi? Signore... Ma lo sa che se mi appoggio a lei la scheggia la sento molto, ma molto meno, pare impossibile. Ciao Filippo, come va? Piacere di vederti, che fai di bello? Ma con chi sta parlando? Niente, un cretino qualunque. Bagnino? Bagnino! Via, signore! Eh? Ah sì, mettiamo 2 sdraghe qui, eh? Va bene. Te le porto subito. Un momento. Allora quanto? Sì, dico il prezzo, quante? Costa 1500 lire. Per una mezz'oretta? Mezz'ora o una giornata, qui è lo stesso. Io do un 500 a te, eh? Tu chiudi un occhio e me le piazzi lì davanti.
Sono spiegato. Mi dispiace, non si può. E allora tientele. Come vuoi. Moschina! Moschina! A dove è andata? Sono qui! Ma guarda un po' sta cretina. Ma basta adesso con l'acqua, basta! Il bagno lungo fa male. Vieni fuori, Foschina. Vieni, vieni, tesoro mio. Attento, la bagno tutta. Ma non importa niente. Le sdraie. Quel beota prima sì, poi no, poi ce n'è una sola. Invece ci sdraiamo qui sulla sabbia. No, no, mi si appiccica tutto. C'è un pallone. Giochiamo. Tira, Foschina cara, tira. Provercelli, 1929. Alto, eh? Ma è di quelli pesanti, è da palestra. Bello alto. Marcello! Marcello! Ma che matto! Ma gliel'avevo detto, era di quelli pesanti, è da palestra. Io ho capito di testa. Che gli fa male? Cretino. Se tu giuriamo così così, non ti credo amore ma così così, così così desidero te, tu desideri me. Bella forchetta, s'amico. Beh, io vado a lavorare. Oh, bravo, e cerca di guadagnare perché oggi è il 13 e ho bisogno dei quattrini della pensione. Allora è perché mi consideri moroso e stamattina non mi hai nemmeno scaldato il caffè. È perché c'ho furia, se vuoi scardalo da te, lì. Ah, però a quel morto di fame, sì. Morto di fame tu, ombre. Oh, cosa sei, geloso? Io? Di resta porto. Caramba, io sono spagnolo e Oh, che fai così? Vai a letto, vai, vai a riposarti, che domani riparti. Si è fatto tardi. Che pazienza che ci vuole con voi altri. Uè, ma cosa è che scrive quel bamba lì? Goca, foca. Ma è greco il suo amico? No, no, è furbo. Lo fa apposta, cavaliere del lavoro. A trucco, per incuriosire la gente. Li tiene sulla corda, capito? Il che sarà, il che ci sarà scritto. Poi alla fine, tra una settimana, zacchi, il suo prodottino bello chiaro. Così lo tengono tutti qui e non se lo levano più dalla testa. Anche a me. E cosa? Perché se si va avanti così mi dovete dare indietro il mio anticipo. Ma che dice, cavaliere del lavoro? Anche la sussegretaria. Ma niente, a me non mi piacciono i venditori di fumo. Ma di fumo scritto. Apora questa. Abbia fiducia, vedrà. Voglia di un kamikaze. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Allora, gambe divaricate e mani ai fianchi. Torsione del busto in tre tempi a cominciare da sinistra. Via. Uno, due, tre. 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 Se mi cercano sono dal maggiore medico. Signor sì.
attenti! Comandi, signor capitano. Niente, niente. Sapone, eh? Sapone, Zozzoni. Faia! Ma adesso sei solito la mattina, non c'è niente. Avanti! Ma non mi riesce di ingoiare. Ah, no? Vuol dire che oggi salterai raggio. Su, su. Oh, Nardoni, entra, entra. Sì, maggiore, se c'è un momentino, vorrei chiederle una cosa. Ma tu cosa fai lì? Fila, fila. Signor, sì. Siediti. Grazie. Vuoi una sigaretta? Molto gentile. Ecco, non si tratta di me, si tratta di un mio... Lei non fuma? Oh, no, ho smesso, basta. Ah, ecco. È qui che si vede se un uomo, caro mio. Sì. Sì, un amico mio, un borghese. Insomma, gli è successa una cosa un po' curiosa, anche un po' delicata. Sì. Vorrei un suo parere, insomma. Parla. Ecco, insomma, questo amico mio giorni fa è stato a Viareggio a vedere uno spettacolo di travestiti. Ah. Sì, e allora... Lei adesso si metterà a ridere, ma... Allora mi ha detto che per uno di questi travestiti, vero, ha sentito un'attrazione spaventosa. A me quella gente lì mi dà il volta stomaco. Certo, infatti anche il mio amico se ne vergogna, è imbarazzato, però intanto è turbato, ci pensa, è come una fissazione, ha capito? Dice che adesso quando vede gli uomini per la strada, sente un interesse nuovo, un disagio. Lo sai come li chiamiamo noi quei tipi lì? Voi medici? No, noi di Ferrara. Ah, sì. Sì, però questo mio amico non si contenta di questa spiegazione. E poi, maggiore, bisognerebbe aver visto Gigi per capire. E chi è Gigi? È la donna, cioè il travestito, uh-huh. Insomma. Perché io l'ho visto. Sì, questo amico mio, vero, mi ha portato a vederlo. L'ho visto, sì. Maggiore, è una cosa terrificante. Maggiore, è una donna piacente. Ha capito? Questo è il fatto. Piacente, appetitosa, sotto tutti i punti di vista. Meno uno. Perciò ti confermo la mia diagnosi ferrarese. Credo che sia il primo scalino, sai. Ora gli piace questo tizio perché è come una donna ma sa che è un uomo. Poi gli comincerà a piacere un uomo con un po' meno donna e poi... Ale. Ma come Ale? C'ha 40 anni. E poi è stato sempre regolare. Credeva normale. Di esserlo. Ma non si potrebbe fare qualche cosa, non so, non c'è una cura. Pillole contro le checche, ma per carità, cosa vuoi che ci sia? Però sì, c'è qualcosa, c'è. Ecco, c'è. Sai se ultimamente questo amico tuo è stato con delle donne? Beh, oddio, non... Non è che mi dica tutto, vero? Sì. Però credo, sì, credo di sì, c'è stato, sì, bene, una decina di giorni fa. Bene, continui, molte donne, andare con donne. Donne vere, come capito? Reazione. Sì. Va bene, glielo dirò. Ecco, scusi, bravo. Mi sono permesso. Figurati! Un po' stramba, ma insomma. Ma per carità, anzi, te mi informate, è un caso che mi curiosisce. Ah, senti, dica. E tu col tuo sedere come vai? Eh? Non avevi delle macchie? Ah, sì, no, tutto scomparso, passato. No, tutto a posto. Bene, bravo. Mi scusi di figurati. Nuovo. Figurati, ciao, prego. Senti, figlio mio, impiccati, sta. Non direi che non ci ho messo buona volontà. Abbi pazienza, forse l'emozione. Emozione? Emozione di che? Del primo amore, forse? Non lo so, non mi era mai successo. Ciao, Superman. Mangia, mangia, che domani la pacchia è finita. Buona. Lo so perché mi piaci. Perché? Perché tu sei un intellettuale. Creazione Littico Roma. Completo sportivo da mare in Chantum Bender color verde maratea. La giacca a due bottoni metallo. I risvolti sono piccoli e arrotondati. I pantaloni con tasche alla marinara e grosse cuciture laterali sono senza risvolti. L'abito è tutto impunturato a mano. Le fodere della bembera italiana. Il maestro Litterico consiglia per un luogo... Faccio io? Due cric-croc. Due e? Due cric-croc. Mezza Coca-Cola con qualche goccia di latte. Nella Coca-Cola? Sì, lei non si preoccupi, è una delizia. Abito da cerimonia. Uffa, ma quanto dura? Non ti piace? No, mica tanto. E poi è tutta roba da uomo. Era meglio se si andava il gatto nero a ballare. A parte il fatto che fra poco, se uno vuole, può ballare anche di là. Ma santo Dio, abbiamo remato due ore questa mattina. E poi ping pong, calcio balilla, salta a cavalla. Anche se stiamo 5 minuti fermi e tranquilli, no, non casca il mondo, mi pare. Si può ballare anche di là? Sì, sì. Che faccia da cretino. Chi? Quello lì, quel coso.
Io non capisco come un uomo si possa ridurre così. Ma che non si vergogna, ma vada a lavorare. Ma che sta facendo? Gioca. Non è un mestiere come un altro, scusa. Sarà. Io non so perché, ma mi fanno tutti schifo. Beh, sei ingiusta. Gli dico Roma. Crociera verso l'Oriente. Mi guardi quello lì. Effettivamente quello lì sembra un po' ambidestro. Ambidestro? Quello è tutto mancino. Ciao. Scusi, non credevo che lo conoscesse. Infatti, chi lo conosce? Ho visto che l'ha salutato. Può darsi. Su quei tipi lì, io ho fatto sempre colpo. È tutto dorato. Ha visto chi c'è? E con questo, signori e signori, la prima parte del nostro defilé è terminata. Ci rivediamo fra mezz'ora per la seconda parte. Buon divertimento. Oh, meno male. Balliamo. Eh? Balliamo. Ah, sì. Piace moltissimo, vado a ordinarlo. Proprio ora? Ho paura che me lo fregano. Torno subito. Perché fai la vischera? La vuoi piantare di venirmi dietro? No, sei te che vieni sempre a fare l'imbecille dove lavoro io. Ma lasciami in pace. Vieni, è pronta domani, così se ti muore fra le braccia c'è la fotografia per la tomba. Che cretino che sei. Marcello. Cos'è? Non si può fare neanche un sonnellino adesso? Su, bevi sei ripetiati su. Eh? Sei ripetiati su. Ci hai messo l'arsenico? Cretino, bevi. Ah, non ho bisogno di niente, sto benissimo. Si vede. Non sono mai stato bene come adesso, ti giuro. E come volevasi dimostrare, questo tardone ha ancora qualche cartuccia da sparare. Sai quanti anni ha? 20 a ottobre. È proprio questo che mi preoccupa. Lascia. Ma non lo vedi che non sei capace di stare dietro, a 20 anni siccome, tu. A forza di stare con te, mi sono anch'io. Ma fammi entrare in rodaggio e poi vedrai. Uffa. Senti, Marcello, smettiamo di fare i ragazzini. Se vuoi puoi cominciare a lavorare anche domani. Sei gelosa? Può darsi. Ma ho la testa sulle spalle, io. Non ci si può lasciare dopo 7 anni per una ripicca. Polinesia? Senatore. Mai. Oggi fa festa!
Vengo, vengo! Rottorio! No. Ce l'ha sempre lei il ciclista? Sì, perché? È suo, lo rivuole. Dove sta? Dorme. Che? Non si è ancora svegliato. Anzi, si è appena addormentato. A forza di bombe non ha dormito per 2 giorni. Ma venga. Per di qua. Anda. Anda, su, si ascheroso. Entro media ora va a impesare il percorso cronometrico. Ombre, cagliate. Anda, pedazzo di merda. Mi sta cansato come un ferro, ombre. E si vede che in Spagna c'è la dittatura. Olano interviene. È così che proteggete i rifugiati politici. Signora, lo sport è lo sport. Ma quale sport? Non lo vedete che dorme in piedi? Attenzione, sta partendo il corridore numero 52. Puccinelli, Pierluigi della Gasola. 5, 4, 3, 2, 1, via. Chico, vamos, es el tuo turno. Tequila, pro. Fuerza. Despiértate, chico. Dai, bidón. Francisco, ole. E alla partenza il numero 165, Francisco Petrio, della società Juan Jiménez. Bellino. 5, 4, 3, 2, 1, via. E alla... Ti do un'ora di tempo per essere pronto. Senti che bel programmino ti ho preparato per stasera. Un bagno. Un bagno a mezzanotte. Ma sei matta, abbi pazienza. Ma scusa, ieri abbiamo ballato tutto il giorno. Oggi siamo andati a Torre del Lago in bicicletta. No, lo dico per me, sai, io sono forte, io resisto, io sono un uomo, ma tu sei una donna fragile, una bambina, capisci? Alla tua età gli sforzi si sentono dopo. Babbo, allora stasera vamo a mangiare fuori. Ah, brava. Vai a mangiare fuori, eh? Vieni un po', vite. Beh, buonasera, Sullis. No, resta, resta. Cosa sarebbe questa fresca? No, no, guarda, io sono venuto qui per dire a solo Ulisse che di te non me ne importa più nulla. Va bene così, ecco. T'ho riportato le lettere, le cartoline e l'accendisigaro. Insomma, tutto quello che ti riguarda. Sei contenta? Spia! Zitti, basta! Giustifica. No, uno niente da giustificare, babbo. Non è una fresca, è una cosa di molto seria. Con questo oso vi, ma che sei, imbecillita? Perché? Ti dispiacerebbe diventassi contessa? Se vuoi saperlo, contessa di questo monte, mi dispiacerebbe parecchio. Cosa hai da dire contro di lui? Di morto! Primo, non si sa chi è e non mi riesce di ricordarmi l'accidente a me. Secondo, c'è troppa differenza d'età. Terzo, mangia la frittata dopo le meringhe. Quarto, uno serio, prima di portare fuori una bambina come te, viene a chiedere permesso a suo padre. Quinto, c'è un'altra cosa, maremma diavola, che deve essere anche la più importante di tutte e che ora come ora mi sfugge. I cosi, i curdi. Ah già, i curdi, porca mattina, eccoli qui. Ce l'ha riportato il vinaio. Son fuori orto dal 42. Ci ha fregato 30.000 lire, così Quinto è un bel ladro. Se è per questo, mi ha già spiegato tutto. Sono monete rarissime della Terza Repubblica Haitiana, che hanno un immenso valore,
numismatico. Ma che munismatico? Insomma, babbo, deve piacere a me, non a voi. Sono maggiorenne, faccio quello che mi pare. E poi stasera esco con lui. E non mi rompete più le scatole, perché sono pronta a tutto, anche all'irreparabile. Ringrazio Dio che sei mio babbo, se no ti giuro che te lo renderei. Faschina! Vai, ferma, rincorri la biscaraccio! Io? Ma per me è morta! Ma non hai sentito che è deciso di andare a finire con questo oso? Porca d'una maremma, diavolo, eccolo lì, ma questa è Cremona! Chi? Cremona, ecco chi era! Lo dicevo io, dove sarà la scatola dei miei ricordi? Ah, giù nel baule fra gli scialli della mia povera archia! Prego. Mi scusi, il conte della pietra. Non è in casa, signorina. Ma come? Avevo un appuntamento. Non ha lasciato detto niente per no, me. No, mi dispiace. Senta, signorina, gli ho chiamato un taxi io. Ho sentito che ha detto di portarlo allo Sporting, su al Cinquale. Grazie. Più agevole il movimento. I bellissimi segugi italiani che accompagnano il nostro modello sono di proprietà di Sua Altezza Reale Maria Paola di Borbone-Assia. Ci congediamo da voi con l'ultimo capo della nostra collezione, il modello Senatore. Non uscendo dagli schemi della sua tradizionale austerità, approda ad una linea più disinvolta, conferendo anche a una taglia ormai matura un che di agile e di giovanile. Il taglio apposito delle palme aiuta a dare maggiore snellezza alla figura. Notate la posizione del tasto facile alla montagna, sostituito da una sobria cravatta argentata e da un gilet in leggera flanella grigio perla incrociato e fasciato. Notate ancora la morbidezza del tessuto, la mollezza del sottile pantalone mille righe che rinuncia ai ricaschi troppo abbondanti. I guanti in daino grigio sono dello stesso tono del gilet. Il gibus è alto e a scatto. Il tessuto del tie che l'anelzevir dell'anificio fila. Foschina! Foschina! Senti, Foschina, sono venuto perché ti devo dire una cosa. Non c'è bisogno, babbo, tanto so già tutto da me. No, guarda! Mi sono ricordato chi era, eccolo, si chiamava Cremona, ha fatto la marcia su Roma insieme a me. Ecco lui. Questo è lui. E questo sono io. Forse il male di quello, babbo, che mi importa a me se è stato fascista. Poi ha fatto il partigiano o si è riabilitato. Ma non è una questione politica. Guarda, Foschina, guarda bene il tuo babbo. Sono tutto anchilosato e pieno d'acciacchi. Ora lascia perdere l'amore filiale, che ti garberei, o me uomo. Che ti sembra un bel bocconcino. Allora pensaci bene, col tuo onte non c'è differenza, c'ha soltanto 2 mesi meno di me. Vieni via, Foschina, monta la bicicletta in carrozza, che se mi trovano questa fotografia mi buttano fuori da sindacati. Via! Vai! Ciao. Ah, Nardoni. Dica, maggiore. Senti un po', di quel tuo amico, che è successo? Amico? Ah, sì, gli ho riferito le sue raccomandazioni, oh, ma... e allora? Dice che purtroppo ancora
Niente, non... Sì, ci ha provato con le donne, ha provato anzi con tutti i generi, brune, rosse, grasse, magre, ma non senza risultato. Ha speso pure un bel po' di soldi, ma non, poi, guarda, non succede niente. Ma per caso non è sposato? No, no, per fortuna no, anzi c'aveva una vecchia relazione, una cosa che durava da anni, ma capirà che con quello che è successo ha dovuto troncare. Errore, digli che riattacchi subito, che provi con lei. No, no, non servirebbe proprio, perché non gli piace più, non gliene frega più niente. Ma non importa. Si è disamorato. Anzi, è meglio così. Certe volte una vecchia abitudine sessuale con una donna che non ce ne frega niente, come potrebbe essere la moglie, può aiutare. Uno non ha complessi, inibizioni, paure. Sì, come no, questa è l'unica carta che gli rimane, diglielo. Se no... Ho capito, se no buonanotte al secchio. Ciao. Ciao. Andiamo. Mario, è tardi, un'altra sera si... No, no, subito. Tieni, reggi qua. Va bene, però 5 minuti soli, eh. 5 minuti, 5 minuti. Il tempo che ci vuole. Dai, cammina. Vuoi bene? Perché non te l'ho dimostrato? Sì. Dammi un bacio. La donata, devo correre, faccio tardi. Sono anche di ispezione. Ciao, Serena. Ciao. Grazie. Mario. Eh? Cosa gli dica a casa che sono rimasta tutta la notte fuori? E che gli vuoi dire? Che ti sposo, no? Chi è? Dov'è il suo marito? Tutta la mattina e lo cerco. Non lo so dove è andato. Cosa vuole che gli dia? Per me è diventato matto, ecco. Stamattina alle 5 mi ha svegliato, mi ha tirato un cazzotto e se n'è andato via. Io non ho saputo più nulla. Eppure bisogna che lo trovi, c'è qui lo strozzino. Piacere. Piacere, piacere un corno, un oreco più. Oh, cosa devo dire? Io non so cosa abbia quell'uomo. È sempre briaco, fradicio. Sì, fin dalla mattina. E mi creda, sa. E non l'aveva più fatto fin da quando rimase senza capelli per il tifo. Scusi, signore. Prego. Venga, suo strozzino. Arrivederli. Oh, Giulio, ma cosa fai? Lo sai, sono già le 10. E a me che me ne frega? A te no, ma a me sì, io gli impegni li mantengo. Sono tutti là a aspettare. Forza, sveglia, si piglia un tassì. Tanto io il fumo non lo faccio più, hai capito? Non lo faccio più! Ah, tu non lo fa più e io t'ammazzo. Meglio, e io non ci vengo. Ma ci sa la cambiale, imbecille. C'è qui lo strozzino che è ondulazione, ci sequestra l'aeroplano. Accidenti anche a lei. E lo fa vedere io. Ora mi metto giù il capo, ti metto giù altro e le mani. Io ti può affogare, capito, briacone fottuto. Ma il fumo tu lo fai. Un lo so di dove, ma tu lo fai, capito? Forza, di forza, cammina! L'apparecchio del fumo deve essere regolato. Sono strumenti delicati, capisce? Apparecchi tedeschi, vero ingegnere? Ma adesso cosa fa? Non si vede neanche più. Si nasconde perché c'ha vergogna. E che fare, grullo? Ecco, vedi? Ora cancella tutto e va a scriverlo più là. Guardi, cavaliere del lavoro. Capite, basta. Vedrà che lavorino. Ora che ha studiato il vento non si sbaglia più. Oh, che noioso. La scruti anche lei.
ecco l'Y. Ma no, veramente è una V. Beh, gli sarà venuta la codina un po' corta. O. No, O. A. Fa. F. A. Sto lasarondo un boia. Gittelli, niente su un cascare! Assassino, l'hai ammazzato te, lo diceva che era la U che lo fregava! Mamma mia! Ma no, non è la U del mio prodotto che l'ha fregato, è la U delle vostre parolacce, porconi! Attenzione, attenzione, fegatosi, attenzione! Volete risolvere i vostri calcoli? Prendete la yogurt pancreas pulmina, la vita vi sembrerà più bella e degna di essere vissuta. Attenzione, attenzione! Tutto venduto, terminato. Quanti mangiados? Nada, te lo curo su mio onor. Mucho bien, tanto poi controlliamo. Sin vergüenza. Ecco qua altri 50, eh? 2000 lire. Claro, adios. Hasta luego. E vai pianino, tanto tu mi devi mica arriva primo. Adios. A Viareggio, giacchetta corta dall'umido, ombrello col buco, l'impermeabile dal tintore e il cappotto non ce l'ho. Oh, imbecille, guarda se la smetti con questo spirito di patate, non lo vedi, mi sono bagnata tutta. Sta attento, mi schiaccio le meringhe. Ma per chi sono? Per la Selene. Ma già, è vera e gravida, poverina. Fai attenzione, Selenina, che ci sono tre gradini. Grazie, eh? Pianino, pianino. Scusami, vorrei leggere il pacchetto. Che sono? Meringhe per Manolo, gli piacciono tanto. Selene! Oh, Selene, è già finita la messa? No, sono dovuta venire via perché stavo poco bene. Al solito, le nausee. Sai, José, saranno stati ceci di ieri sera, hanno fatto male anche a me. Ma che ceci? Alla gravidanza, scemo. Già che fischio, non me lo ricordavo. Sento una cosa, capitano. Scusa, cara. Mi sono sempre scordato di chiedertelo. Ma tra i tuoi colleghi di Lucca non c'era mica un ufficiale un po' effeminato? Sì, uno dell'altra sponda. No, che io sappia, no. Perché? Ora te lo dico. Paolo, sì? Chiami Babbo, degli ci siamo. Che dicevi di questo ufficiale un po' effeminato? Sta a sentire, eh. Quest'estate, tra le tante che mi sono capitate, è venuta a prendere lezione una certa Gigi, una francesina, anzi, una francesona. Manolo! E allora? Oh, Manolo! Babbo, non c'è mica. O dove è andata? È andata a comprare le meringhe. Ah. E allora, che è successo con questa Gigi? Quando lei era lì, bella, pronta, e diceva mangiami, mangiami, questo pischero di capitano ha preso il fottuto e è scappato a vomitare. Hai capito, il maschiaccio? Poveri Italia, in che mani siamo? Per forza si perdono le guerre, ma io ho rialzato il prestigio della nazione. O che avete voi due da chiacchierare tanto? Niente, niente, si parlava di politica, del centro-sinistra. Sì, sì, va bene, adesso mi ricordo, me l'ho sentita raccontare anch'io questa storia, ma però, ma che c'entra? Questo Gigi era un travestito, no? Era un uomo. Come un uomo vero? Sì, ma che voglia, scherzare davvero? Ma come? Figurati che quando veniva in palestra per esercizio sull'attrezzo, faccio una certa accesa. E si sarà fatta un'operazione, la plastica. Che fregnone. Li mortacci.